Benvenuti telespettatori appassionati di volley a una nuova puntata di Sottorete. Questa sera ci occuperemo di comunicazione e volley e non sarò sola a farlo. Ci sono due graditissimi ospiti insieme a me. Comincio da Walter Fabbro, lo presento come collaboratore di 3000 Sport e del Gazzettino, addetto stampa del Comitato Regionale FIPAV e tra le altre cose, proprio come addetto stampa, cura una pagina di Facebook seguitissima, tra l'altro ne parleremo dopo. E accanto a lui Alessandro Sain, fotografo professionista, una presenza che ormai è diventata abituale sui campi di pallavolo, quella del fotografo ufficiale delle partite. Ieri ha seguito la partita di Martignano, che a me non è andata molto bene, ne parleremo con lui anche di questo. E partirei con una domanda generale che rivolgo ad entrambi. Iniziamo con Walter, che insomma di esperienza nel campo ne ha un po' la memoria storica del movimento, con 40 anni, dico bene, di Sì, 40 attività anni. sui campi e fuori come collaboratore, come giornalista. E il volley ha aumentato la sua presenza sui media, secondo te, in quest'ultimo periodo? Diciamo, parliamo degli ultimi 5 anni. Ma devo essere sincero, anni fa di pallavolo se ne parlava poco perché non c'erano gli addetti all'interno delle società che davano le notizie oppure comunicavano con i media. Poi c'è stato un boom, questo anche grazie ai vari comitati che hanno aiutato le società, che hanno inserito la figura dell'addetto stampa all'interno degli stessi comitati e poi la volontà proprio delle società di farsi sentire con i direttori dei media per dare e acquistare più spazio. C'è stato un boom che ha coinvolto non solo le grandi società, quelle che giocavano in B1, poi addirittura in A2, con il volleyball Udine, che praticamente Certo. è stato, o la Tisana, che praticamente sono state delle vere e proprie strascinatrici, ma anche le piccole società. Per cui i media, pian pianino, hanno dato molto più spazio che non adesso, perché poi praticamente adesso di spazio non ce n'è tanto, se lo danno solo alle grosse società, alle serie B, alle serie regionali, mentre i provinciali sono completamente oscurati, e non solo qua come in provincia di Udine, ma anche nelle altre province. Secondo me, anche per correttezza, un po' di spazio, per cui secondo me è calato un po', ecco, rispetto agli Secondo altri te è calato rispetto ai fasti, un po' magari il problema di un qualcosa che faccia anche da traino per le società più piccole. E Alessandro, tu sei molto presente, mi riallaccio un po' al discorso che faceva Walter. Tu sei molto presente anche sui campi provinciali, proprio dove, non solo dove si fanno partite, insomma, relative alla Serie C regionale, alla B1, poi Serie nazionali, ma anche proprio sui campi provinciali. Com'è accolta la tua presenza sui campi? Beh, allora, innanzitutto buonasera a tutti. Silvia, io ho iniziato praticamente 4 anni fa. 4 anni fa ho iniziato la mia professione un po' per scommessa. Ho iniziato per un'amicizia che mi ha chiesto: vieni a fare delle foto perché c'è in gioco la promozione in B2. All'epoca, si parlo di 4 anni fa, era il Gorizia, il Minerva Gorizia, proprio in finale in Serie C. Al Palazzimolo, ho seguito questa partita e ho cominciato a dare queste foto per amicizia, di fatto. Certo. Tutto è subentrato poi col tempo, proprio da quel palazzetto lì, ho cominciato a seguire innanzitutto la pallavolo a livello provinciale, proprio tra virgolette nel vivaio di Gorizia, dove ho praticamente seguito dalla B2 all'Under 12, spaziando quindi la prima divisione, l'Under 18 e l'Under 16 e Quindi così ne hai via. viste Ne parecchie di partite, ho viste insomma. parecchie, sì, per 3 anni sono stato praticamente nel lembo di Gorizia. Poiché una scelta mia personale, ma più che personale anche professionale, di voler uscire da questo guscio, e ho detto: devo investire su me stesso e come lo posso fare? Beh, lo posso fare innanzitutto entrando in contatto con le direzioni delle grandi società. In questo caso ringrazio
proprio Ceccarelli che mi ha dato questa grandissima opportunità quest'anno di entrare a tutti gli effetti all'interno dell'Itas Citafiera in B1. E se non sbaglio segui l'Itas Citafiera Martignaco anche nelle trasferte? Sì, seguo l'Itas Citafiera soprattutto nelle trasferte, per io lo chiamo per un diritto di cronaca, ma fondamentalmente il mio diritto di cronaca è subordinato anche alla passione, quindi cerco di unire l'utile al dilettevole in tutti i sensi e poi soprattutto il piacere poi di portare il nome della pallavolo friulana anche al di fuori di quelle che sono le barriere tra virgolette architettoniche del territorio regionale, lo porto fuori perché c'è anche poi una corrispondenza poi anche con altre testate, certo, giornalistiche. E parlando sempre di social e carta stampata, visto Walter che sei presente su entrambi, ne parlavamo un po' fuori onda del fatto che di stampato effettivamente ci sia poco, però sarebbe bello avere qualcosa di tangibile. Ma praticamente penso... si limita proprio alla stampa regionale sostanzialmente. Beh, secondo me quello che manca, anche per, appunto, sempre sul discorso di per reclutare giovani in palestra e per far conoscere questo sport, manca secondo me il cartaceo. Il cartaceo è fondamentale, al di là che sui media online è chiaro che ormai la via è quella, però avere un cartaceo dedicato esclusivamente alla pallavolo secondo me sarebbe una cosa fondamentale. Difatti lì hai tra le mani un pezzo ormai che è d'antiquariato. Infatti un pezzo di antiquariato che magari pregherei Francesco Zilli, il nostro regista, di inquadrare questo pallavolley del quale eri redattore, che è stato era mensile. E praticamente è stato pubblicato per 8 mesi e chi lavorava lo faceva gratuitamente per passione e perché ci credeva in questo progetto, è stato distribuito addirittura in 6.000 copie mensili, quindi una bella tiratura, poi naturalmente naufragata per i soliti problemi economici. Economici. E su questo c'è la seconda domanda, ovvero nel caso di Alessandro le società ti ingaggiano in qualche maniera? Sì, le società prevalentemente mi ingaggiano anche se parte vero e proprio del materiale viene dalla necessità, spesso richieste per documentazione da parte anche dei stessi genitori delle giocatrici, quindi il voler avere un ricordo della figlia che gioca, certo, le ragazze stesse, qualcuna che chiede non ho mai avuto una foto mia personale di quello gioco, mi puoi venire incontro, insomma. E prossimamente anche sarò impegnato anche con altre società in Serie C proprio verso la fine del campionato, che mi hanno ingaggiato per seguire e documentare. E magari così attività. I genitori possono godersi la partita senza fare le foto, fotografare continuamente, sì, e capire che cosa sta succedendo in campo. Vi interrompo un po' per parlare di B1 femminile, perché ieri si è giocata Itas Citafiera Martignaco ad Atrento, non è andata molto bene per le ragazze di Jacopo Cuttini, che hanno perso con un netto 0-3 contro le trentine. Noi c'eravamo, abbiamo raccolto le interviste dei due allenatori. Abbiamo giocato bene, siamo stati molto ordinati e c'era un'evidente superiorità fisica della nostra squadra rispetto alla loro, e a questo si è aggiunto il fatto che loro non hanno fatto una gran partita, perché quelle che le ragazze che ho visto oggi del Martignaco non erano certamente le ragazze che ho visto nei video che avevamo studiato. L'unione di queste due cose ha fatto sì che si chiudesse 3-0 rapidamente. Noi abbiamo perso praticamente 7 partite consecutive in un momento in cui ci eravamo
eravamo in palestra in 5, abbiamo avuto 3 o 4 infortuni contemporaneamente. E quando siamo andati a giocare a Bologna non avevo 6 ragazze, abbiamo messo insieme 6 ragazze proprio all'ultimo momento, e chiaramente queste 7 partite perse le stiamo pagando. Adesso abbiamo fatto 9 partite, ne abbiamo vinte 8, però la parte difficile arriva adesso, perché sabato abbiamo Bologna, che è comunque una bella squadra, e sabato prossimo Porcia, che si è rinforzato a gennaio, si è rinforzato prendendo Agostinetto. Avremmo dovuto sicuramente fare quello che cerchiamo di fare ogni settimana. Sappiamo bene o male i nostri limiti, conosciamo un attimo la forza delle avversarie. La squadra di Trento arrivava da una serie utile di 7 vittorie sulle ultime 8 partite. Ha avuto qualche incidente inizio anno, quando abbiamo incontrato anche noi l'andata, però è una squadra che ha un organico forte, una serie di batterie, una batteria di attaccanti non da ridere, tant'è che oggi ha fatto il 50% in attacco, è stato difficilissimo proprio tenerle, contenerle. Avremmo dovuto inventarci qualcosa in più, magari rischiare qualcosina in più in battuta. Hanno ricevuto praticamente con l'80%, la prima squadra credo che viene a casa nostra ricevendo con queste percentuali, e ricevendo così avremmo potuto veramente inventarci qualsiasi cosa, ma non riuscivamo proprio neanche a vederle, neanche a leggerle, e quindi grossa pressione psicologica su di noi, sul nostro muro, sulla nostra fase break, che ha bisogno che la palla si stacchi un po' per riuscire un attimo a lavorare in un certo modo. Invece così loro hanno avuto gioco relativamente facile, ma per bravura loro anche. Noi avremmo dovuto forse fare qualcosina in più, azzardare qualcosina in più, sbagliare anche qualcosina in più, e non so neanche se sarebbe bastato. Diciamo che la maggior parte sono un po' la prima esperienza in B1 come, o in assoluto o con un ruolo di responsabilità. Questo lo sapevamo già a inizio anno. Abbiamo avuto la fortuna di fare un girone d'andata, anche la bravura insomma delle ragazze, di fare un girone d'andata che ci ha permesso di ottenere diversi punti e di avvicinarci a una quota salvezza, diciamo che dista forse quei 5-6 punti. Abbiamo ancora tante partite davanti, di sicuro non ci rilassiamo, però la società, e questo sono diciamo è il bello di poter lavorare in una società del genere, sta già pensando anche al prossimo anno, e quindi stiamo anche lavorando e sfruttando le settimane in palestra per poi finalizzare tutto in campo durante le partite di campionato, visto che non abbiamo proprio l'acqua alla gola, per insomma mettere alla prova e dar campo anche le ragazze che fino adesso hanno giocato un po' meno, e stiamo ottenendo discreti risultati da quel punto di vista lì. È chiaro che non possiamo avere delle ragazze che entrano e hanno già lo spessore di una B1 di medio livello, dobbiamo farle diventare di quel livello lì, e quindi qualcosina siamo anche disposti a pagare. L'obiettivo chiaramente è avere la possibilità di provare in campo con ragazze del genere e riuscire anche a fare qualche punto, insomma l'obiettivo è questo. Soffriremo, stringeremo i denti, però ribadisco, il fatto di non avere l'acqua alla gola ci permette anche questo tipo di programmazione, questo tipo di lavoro. Rientriamo in studio solamente per darvi appuntamento a dopo la pubblicità per continuare a parlare con Walter Fabbro e Alessandra Sain. Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Sottorete per continuare a parlare con i nostri ospiti Walter Fabbro e Alessandro Sain, per parlare un po', commentare, visto che sono sempre presenti sui campi e sono persone informate dei fatti, come si potrebbe dire, per parlare di B1 femminile, dandovi anche gli altri risultati con il Porcia che non riesce a superare il Millennium Brescia fuori casa e perde per 3-1. È un peccato per le ragazze di Mauro Rossato, che avrebbero potuto rinsaldare la terza posizione, invece ora si ritrovano al quinto a pari punti con la Covemme San Lazzaro, ma la classifica è davvero davvero molto molto stretta, e quindi ci sono buone probabilità, ci sono ancora 9 giornate da giocare, per le ragazze di Mauro Rossato di rifarsi sotto. Walter, secondo te il Porcia ha questa possibilità, tra l'altro con un Agostinetto appena arrivata? Ce la può fare, anche perché il gruppo è sano, diciamo tra virgolette, l'allenatore è bravo, la società ci crede e lascia lavorare con tranquillità sia il tecnico che le ragazze.
deve cercare di mantenere la calma soprattutto e non pensare sulle sconfitte quando arrivano, cercare di vincere assolutamente tutte le partite in casa, certo, e fare più punti possibili fuori, guardare avanti, non fare calcoli, a questo punto non deve fare calcoli, come si diceva prima anche per quanto riguarda il Talmassons. Ma poi ne parleremo con Alessandro per un piccolo commento su questo stop di Martignacco, una partita un po' inusuale per le ragazze di Jacopo Cuttini, davanti c'era una bella squadra, bisogna dirlo. Sì, beh, sicuramente all'andata, se non mal ricordo, l'abbiamo persa al tie break proprio, esatto, per un filo di punti. Sicuramente le ragazze capitanate proprio da mister Cuttini si sono sempre dimostrate all'altezza, certo, di tutto, sempre. Presumo che sia uno stop derivato da un calo temporaneo. Sicuramente. Psicologico, fisico, ma pensavo proprio di sì. Tecnico non penso, perché la tecnica c'è sempre stata, magari con qualche sbavatura, ma ripeto, certo, non sono tecnico e quindi certe cose non mi permetto ma assolutamente. Ma secondo te, dirle, che vivi un po' l'ambiente anche di Martignacco, si sta già pensando al prossimo anno? Non lo so. Anche è una domanda un po' maliziosa. Io vorrei poter sperare che sicuramente Ceccarelli e tutta la sua direzione pensi in maniera ottimistica al prossimo anno, ma spero soprattutto che si possa pensare positivamente ancora in questo campionato, perché ripeto, le ragazze del Citafiera stanno dando molto, lo hanno dimostrato sicuramente nelle ultime partite, e quindi spero con tutto il cuore che riescano veramente a dare ancora molto di quello che sanno dare. Walter, chiedo una battuta anche a te, so che comunque sei sempre all'interno dell'ambiente dell'Itas Citafiera, della Libertas Martignacco. Secondo te stanno pensando al prossimo anno? Nel senso, adesso te lo spiego magari meglio, stanno cercando di far crescere le giovani che sono veramente all'interno, che vengono dal vivaio? Allora, il gruppo di giovani è molto valido. E loro hanno anche capito che c'è la difficoltà di farle crescere, nel senso che il campionato è impegnativo, perché lì non bisogna cedere mai, giocare sempre a mille. Secondo me anche la sconfitta di ieri è dovuta anche al fatto, giocando sempre a mille, certo, inconsciamente capita che ci sia un calo, la partita. Pensare no. Al prossimo anno, oddio, conoscendo anche il vulcanico di essere il direttore sportivo Vunello, penso già qualcosina ci... Penso che ci abbiano pensato già all'inizio dell'anno, sì, al prossimo, sì, perché anno, lì come cominciano una cosa pensa già a quella successiva, però secondo me adesso cercano di stare un po' tranquilli e raggiungere la salvezza il più matematica, poi scopriranno qualche carta se ce l'hanno. Un'altra squadra che ha quasi raggiunto la salvezza matematica è la Tomatudine, che ha vinto in uno scontro diretto contro la Bruno Premi Bassano, era una partita da vincere, forse non giocata al massimo dalle ragazze di Mauro Relato, ma comunque si sono portate a casa i tre punti, anche per loro direi che la salvezza è quasi conquistata, manca solo la matematica a dare ragione. Continuiamo un po' anche a commentare i risultati per parlare di B2 femminile, con il risultato più eclatante, ovvero una CDA Talmassons che è in vetta solitaria a 6 punti dalla seconda, e ricordo che arrivare primi nel girone di B2 femminile significa promozione diretta in B1. E lo dicevamo, lo accennavi già prima Walter, non bisogna guardarsi indietro, per la CDA sarebbe un traguardo quasi impensabile dell'anno scorso. Poi è arrivato scorso. Il nuovo acquisto, è rientrata la Bon. Sì, è vero, quindi, è vero, è rientrata, punto... è proprio rientrata Ornella Bon, che ha fatto 2 punti proprio in questa partita, le facciamo gli auguri dopo un infortunio non gravissimo ma piuttosto fastidioso, e quindi complimenti Ornella, è ben ritornata sul campo. Allora, breve parentesi sui risultati, ma insomma valeva la pena di commentarli per continuare a parlare di comunicazione e volley. Alessandro, secondo te tutta questa attività sui social fa bene o fa male?
nel senso, riesce a raggiungere anche persone all'esterno del movimento della pallavolo, oppure rimane qualcosa che è un po', diciamo, rimane nella nicchia, cioè gli appassionati di pallavolo sono quelli, si parlano fra di loro e poi rimane un po' tutto lì. Beh, Silvia, anche secondo la tua esperienza, sì, ovvero riscontri, sì, che hai tu. Certamente. Io penso che sicuramente la condivisione sui social, in questo caso il più famoso e il più conosciuto che è Facebook, certo, ha sicuramente un rientro di immagini. Io vedo mediamente le foto che pubblico io delle partite di Serie C, di B1, sicuramente raggiunge un discreto target di 1500-1800 persone. Quindi raggiungere 1800 persone significa che queste 1800 persone condividono, quantomeno inducono sulla loro rispettiva pagina a mostrare le immagini. Certo. Quindi penso che il rientro di immagine c'è, penso che al di fuori delle mura, tra virgolette, casalinghe di quello che è l'appassionato vero e proprio, è abbondantemente oltrepassata. Quindi sicuramente quindi l'immagine della pallavolo con i social arriva ovunque. Con Walter vorrei parlare un po' della pagina Facebook della FIPAV, perché è una pagina che ha tantissimi mi piace, più del Veneto, se non sbaglio. Praticamente io ho fatto la percentuale di popolazione e mi piace, perché praticamente bisogna anche fare. Beh, più sicuramente. O meno. Allora, il Veneto ha circa 4 milioni e passa di cittadini e ha, mi sembra, 1.800-2.000 mi piace, mentre noi, il nostro 1.500.000, ne abbiamo 3.600, abbiamo superato i 3.600 adesso. E quindi? Quindi diciamo che è un piccolo successo, anche perché per adesso, tra virgolette, ho abbastanza tempo, riesco ad aggiornarlo 2-3 volte al giorno, mattina, mezzogiorno e la sera, perché io vedo che se si tiene aggiornata la pagina aumenta anche perché oltre alle notizie varie riguardanti le società o i comitati della regione, inserisco anche notizie che possono essere interessanti, che mi arrivano da altri siti, no? Certo. Quindi quello è, diciamo, è un giornale per tutti. Sì, ma la giocatrice più fotogenica che tu hai trovato, dai, lasciamo sulle giocatrici, diamoci. Beh, innanzitutto le giocatrici per deformazione e per preparazione fisica sicuramente, a mio avviso, sono le più portate, a mio avviso, proprio per fare, tra virgolette, da fotomodelle. Non ne vedo una bella e una brutta. Hanno ognuna di loro, in maniera singola o non singola, hanno un loro fascino. Dire chi è o chi non è più o meno fotogenica, mi riservo la facoltà di non dirlo. Non rispondere, anche perché poi si rovina un po' la piazza, non sì, va no, bene. Non è che si rovina la piazza, mi piace lasciare vivere sempre con la consapevolezza che domani, quando entrerò in palestra, ci sarà sempre un qualcosa di diverso da quella che era stata magari la giornata prima. E un'altra cosa, sempre a livello di comunicazione, si cerca molto il personaggio, una cosa un po' che aiuta, sì, però entro certi limiti, secondo me. Ci sono molte riviste anche online, parliamo sempre di riviste online, una la cito molto famosa, per esempio Pallavoliamo, che rappresenta spesso le giocatrici all'esterno, anche con set fotografici. Secondo te è una cosa utile, Walter? Poi lo chiedo anche a Alessandro, perché insomma è il suo pane quello. Ma secondo me sì, perché l'importante è che se ne parli, perché anche qui il discorso cade sempre sul fatto che non si hanno notizie al di fuori del solito del tabellino degli scout standard, no? Difatti manca spazio anche sui giornali, un po' anche per quello, perché quando c'è qualcosa di piccante, tra virgolette, anche che succede all'interno della società, dimissioni, non se ne parla, guai, così non si può. Ma è chiaro, quello è il sale delle notizie, il sale per andare sui giornali, naturalmente sempre in senso positivo. Per cui tutto quello che fa parlare fa bene. Siamo un po' poco abituati alla polemica, no? Perché subito si scatta, però fa parte del gioco, secondo me. Allora, bisogna essere un po' pronti ad accettarla, ma anche capire che appunto
alimenta un po' la notizia. Siamo purtroppo in regione, dove ne vogliono le società, però dopo 40 anni, dove il mondo della pallavolo è molto permaloso. Io ho notato che anche una piccola critica, un qualcosa, una notizia un po' messa lì anche per attirare un po' di attenzione, viene subito guardata come, ecco, vedi, sono contro, cosa ci dite? E questo non fa bene, cioè bisogna essere critici, fare autocritica e avere il coraggio di accettare anche la critica. Avere magari anche un dialogo con chi ne scrive. Vorrei concludere questa chiacchierata, questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con un proposito per l'anno, insomma, l'anno sportivo che si sta per concludere. Per te, Walter, quale sarà il proposito per questo anno? Beh, io intanto auguro alle società che stanno lottando per la promozione di essere promosse, quelle che lottano per non retrocedere, che si salvino in qualsiasi divisione, categoria o livello. E l'ideale sarebbe quello, tra virgolette, di riuscire, cioè che i media diano più spazio alla pallavolo, ma anche alla pallavolo minore. Alessandro? Beh, innanzitutto l'augurio alle società e alle giocatrici di portare a termine il loro percorso agonistico che hanno intrapreso con l'inizio del campionato, valutando sicuramente ogni possibilità di evolversi, quindi di migliorare, di cercare di raggiungere sempre quell'obiettivo in più. I propositi miei personali è sicuramente di riuscire a portare a termine bene la fine di questo campionato, di portare ancora foto a tutti. Poi per il prossimo anno vedremo. Allora, ringrazio i miei due ospiti, Walter Fabbro e Alessandro Saina, per avermi fatto compagnia questa sera. E vi ricordo che nel fine settimana ci sarà la diretta streaming della partita del Porcia contro la Bruno Premi Bassano alle ore 18 di domenica. E non mi rimane altro che darvi appuntamento alla prossima puntata di Sottorete.